Sapevi che gli asparagi hanno molti benefici per la salute? In questo video di Ecologia Verde ti parliamo delle proprietà, come mangiarli e delle controindicazioni. Iniziamo! Proprietà degli asparagi. Gli asparagi verdi e bianchi appartengono alla stessa specie, quindi è prevedibile che il loro contenuto nutrizionale e le loro proprietà siano molto simili. Questo è vero in una certa misura, poiché il fatto che gli asparagi verdi siano esposti alla luce solare significa che hanno una quantità molto maggiore di nutrienti e il doppio di minerali e vitamine, il che li rende un migliore antiossidante. Oltre a ciò, ci sono alcune proprietà generali che tutti gli asparagi possiedono. Si tratta di diuretici, depurativi, antiossidanti e digestivi. Inoltre sono una fonte di fibre, hanno un alto contenuto di acqua e un basso contenuto energetico. Allo stesso modo sono ricchi di acido asparaginico, poveri di grassi e ricchi di vitamine C, B1, B6, C e acido folico. Abbiamo anche scoperto che hanno un alto rapporto di minerali come potassio, fosforo, magnesio e calcio. Benefici degli asparagi. Già gli egiziani consumavano asparagi per curare vari disturbi sotto forma di sciroppi e rimedi per i disturbi di stomaco. Il consumo di asparagi apporta questi e altri benefici per la salute. Per cominciare, sono ottimi contro la stitichezza. Allo stesso modo aiutano a perdere peso grazie alla bassa percentuale di calorie e alto contenuto di fibre. Aiutano anche a curare malattie cardiache, ipertensione, emorroidi, diverticoli del colon. Aiutano a rafforzare il sistema immunitario, prevenendo raffreddori, influenza e malattie virali. D'altra parte abbiamo scoperto che prevengono la ritenzione di liquidi, aiutano a ridurre il colesterolo, riducono i rischi di deterioramento cognitivo e migliorano la salute delle non incinte e lo sviluppo del feto. Infine, gli asparagi aiutano a combattere l'insonnia e la depressione. Mantengono le ossa forti grazie alla vitamina K e combattono stanchezza e stress. Scopri 4 piante aromatiche medicinali nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Che percentuale di acqua contengono gli asparagi? 70%, 80%, 90%. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Come mangiare gli asparagi? Esistono centinaia di idee e modi per mangiarli. La loro versatilità permette di mangiarli crudi, al vapore, bolliti, arrostiti, conservati, in zuppe, stufati, insalate, piatto unico o contorno. Dovresti sapere che gli asparagi bianchi hanno un sapore leggermente più delicato e quelli verdi leggermente più amari. In tutti i casi ci sono alcuni passaggi che devono essere seguiti prima della preparazione. L'ideale è che gli asparagi siano freschi, così da poter sfruttare al meglio i nutrienti e le proprietà. Allo stesso modo è importante tagliare la parte base degli asparagi, non che sia commestibile, ma risulterà dura e poco gradevole al palato. Per sapere dove tagliare bisognerà prendere l'estremità e piegarla. Noterete che resisterà la parte più dura nel punto in cui il gambo inizia a piegarsi, ovvero il punto di taglio. Non scartate questa parte, conservatela e usatela per preparare dei brodi. Vi forniranno sapore e sostanze nutritive. Successivamente bisogna sbucciarli, eliminando fettine sottili lungo i germogli. Infine devono essere lavati bene, passaggio imprescindibile prima di consumare qualsiasi frutto o verdura. Controindicazioni. Il consumo di asparagi non presenta controindicazioni importanti, ma è da evitare in soggetti affetti da sindrome dell'intestino irritabile, allergia agli asparagi, insufficienza renale avanzata o qualsiasi problema renale, a causa dell'alto contenuto di potassio. Allo stesso modo ci sono alcuni effetti che potrebbero essere causati dal consumo di grandi quantità di asparagi, ma la maggior parte scompare entro poche ore. Sono la diuresi, l'ipercarotinemia. È un odore molto caratteristico delle urine dovuto alla presenza di acido asparagusico metabolizzato che produce metantiolo. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è la C. Gli asparagi sono costituiti per circa il 90% di acqua. Se vuoi continuare ad apprendere benefici di altri rimedi naturali, non perderti il video che ti lasciamo qui sulla scheda. Dici, inizierai a mangiarli? Alla prossima volta, ecologisti!